Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati su Heavy Rain. L'ultima volta erano successe robe. Il detective ha steso un ladro a caso. Il padre ha denunciato ha denunciato alla polizia la scomparsa del figlio. E quello dell'FBI ha un nuovo ufficio inutile. Che fa schifo. Andiamo avanti, chi è questa? Sono lei io. Da quando siamo un nuovo personaggio? Un orologio. Poi si alza. Ma chi è questa? Si alza per prendere il telecomando. Ah no, per spegnere la TV che non funzionava. Io non mi ricordo nessun tasto, ok? Pillole impegno insonnia. Maledetta insonnia. Sono stanca morta, ma non riesco a dormire. Ok, si camminava così, va bene. Poi... pillole. Non dovrei più prendere quelle maledette pillole. Quali pillole? Ora 2:47. Sempre la stessa ora. Ma come parla? Come parlo anch'io, alla fine. Una bevanda calda è quello che ci vuole. Ok, poi... devo assolutamente dormire. Ma perché è così difficile? Non ho capito, devo prendere quindi la pillola calda o devo dormire? Vabbè, cerchiamo una pillola... sì, la pillola calda, la bevanda calda, mi sto confondendo un attimino. Ok, cos'è? Vabbè. Che è successo? Credo di dover... vabbè, lasciamo stare. Forse dovrei stendermi sul letto e provare ancora ad addormentarmi. Non credo che funzioni, però... quello è il divano comunque, non so se ti va bene pure. Però è il divano. Che cos'è quello? Musica, non aiuta a dormire, spegni. Che poi mi danno pure il copyright. Andiamo qua. No, sali sul divano. Dormi. Pure sul divano puoi dormire, non cambia niente. Ah, ovviamente quando ci siamo svegliati non ci siamo stiracchiati. Ora ci risediamo per svegliarci meglio, anche se non abbiamo dormito. Quindi è un poco inutile. Io voglio sapere perché sono diventato questa tipa. L'ultima volta, l'ultima azione che abbiamo fatto è stata stendere il ladro con il detective. Vabbè. Quindi doccia. Una bella doccia calda. L'ideale per dare inizio alla magia del sonno. Non credo che funzioni. Impegno. Se mi tengo occupata, magari riuscirò a prendere sonno. Sì, ma dov'è il letto? Che io mica l'ho capito. No. No. Entra. Che è successo? Ci ha ripensato. Credo che quella fosse la porta per uscire di casa. Quella che porta è? Ferma, ferma! Visuale, visuale! Ok. Quella che porta è? No. Ok, quella. Sarà pure per uscire, forse. No, questa non è per uscire, è quella del bagno. Ok, che cos'è? Aspetta. Ah, ovviamente le mani per il coronavirus. O il viso. No, vabbè, tutto. Meglio così. Io non me la ricordo per niente. Non so se l'abbiamo già visto questo personaggio, ma non credo. Forse è la moglie di quello là, l'ex moglie. Può essere, spegni per dormire. Qua che c'è? No, è di nuovo la cucina. Mi vibra il controller, che è successo? Che è successo? Un terremoto? Perché mi ha vibrato il controller a caso?
Qua cosa c'è? Il letto, dormi, meglio così. Dormi. Ok. Va bene. No, non volevo alzarmi, volevo coricarmi. Che senso ha allora? Vai, coricati, dormi. Cambiamo personaggio. Io non ho capito qual è lo scopo di questo personaggio, dormire. Che succede alle luci? Che sta succedendo? Che starà succedendo di là? Avrà guardato da quella parte, quindi forse. Aspetta, Perché il computer è acceso? Lo sapevo che c'era qualcuno in casa! Ha corso velocissimo proprio. Cos'era? Ok. Sali. Ma chi era quel tizio? Sarà andato di qua? Il frigo è aperto. O ci sono i fantasmi in casa o c'è un tizio in casa. Magari andiamo in cucina, verso la cucina. Cambiami la visuale. No. Scendi, scendi! E cambia la visuale! Perfetto, il frigo! Vai! Ok, ragazzi. È più difficile far camminare il personaggio che tutto il resto. L'ho rivisto! Che poi è velocissimo, eh! L'ho visto dove è andato! L'ho visto, l'ho visto! Che poi le luci si spengono! Che cos'è? Guardalo! Com'è vestito! Aspetta! C'è qualcuno nell'appartamento. Il Il bello che l'ha coraggio detto si sveglia. calma. C'è qualcuno nell'appartamento. La porta d'ingresso è l'unica via d'uscita. Interessante. Se riuscissi a raggiungerla, potrei ancora farcela. Ok. Devo raggiungere il telefono per chiamare la polizia. Lo so che lo fallirò mille volte. Ma non so neanche dov'è il coso. Il problema è questo. Guarda dov'è. Schifoso. Dov'è il telefono? Dov'è il telefono? Il mio cellulare Cellulare. è sulla scrivania. Mi La devo chiamare scrivania, ok, subito. no, perché non l'avevo guardato. La scrivania di dove? Vestito, ok. C'è un passamontagna, vabbè, ma io non ho capito ancora dov'è la scrivania. Però, ok. Ok, può essere questa la scrivania di cui parla. Visuale, aiutami! Sì, forse. Non mi dire che è stata scoperta. Che poi è un ladro un poco imbecille se non si accorge di noi. Che poi accende e spegne di continuo le luci sto ladro. Che ladro è? Ok. Dov'è il telefono? Ancora non l'ho capito io. Cioè, sulla scrivania. Ma quale scrivania? Dov'è? Mi uccideranno. Lo so che mi uccideranno. Ok, forse non dovevo proprio cliccare su panico. Che poi no, aspetta, deve per forza avermi visto, non è possibile. Infatti, cioè, scusami, gli sono passato. Ah! Devo muovere il controller, scusate il rumore. Ok. Boom, boom, schifoso. Scusate il rumore se devo muovere il controller. Alcune volte lo devo muovere. Ok. No, no, no! Aiuto, ce la devo fare al primo tentativo. No, eh sì, mi ha trascinato. E niente, sono morto, sono morto. Datemi una seconda possibilità! È troppo veloce, non capisco che devo fare in tempo. No, eh sì, ma fallisco di continuo. Non mi accoltellare, ma che ti ho fatto di male? Che vuoi dalla mia vita? O dalla mia morte? Ah, dalla mia vita vuole la morte, ok. Boom! Ma sono più di uno, non mi dire!
Di Congo io faccio schifo. Ok, ci ho fatta. No, non capisco. Sono due. Non è uno solo, sono due. Maledizione. Sono tre. No, quanti sono? Boom. Devo scegliere da che parte andare. No. No. No, non ce l'avessi. Sono morto. Ah. Ma cosa sta succedendo? Da dove arrivano sti tizi? A caso completamente. No, 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 no. Devo muovere, sì, sì, non si può fare niente. Non c'è il tempo di vivere. Calmatevi. Un secondo di pausa. Un secondo di pausa. Ho fatto una mossa di wrestling, ma ok. Ma non muoiono, sono immortali. Oh, no, sì, falli. No, 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 non sono concentrato. Sì, in due. Ehi, aio, mi è arrivato un ceffone. Ai, credo di aver fallito, ma non ne sono sicuro. No, no. Ah, ah, morite, schifosi. Ah, scappa, scappa. Scappa, alzati. Veloce, sei lenta. Più veloce, chiudi. Tanto in bagno non possono entrare. Esiste la privacy. Ma sono in tre, quanti sono? Quanti? No, non posso morire. Ah, era un sogno, ok. Viva l'insonnia. Ok. Quindi in ogni caso forse non potevo fallire dato che era un sogno. Almeno quello. Va bene. Perfetto. Un episodio iniziato benissimo, ragazzi. Ho sbloccato un nuovo bonus. Non so neanche cosa sono i nuovi bonus di questo gioco. Però più cose si sbloccano, meglio è. Sì, ora se mi fate giocare invece di guardare la faccia di questo tizio. Perfetto. Mercoledì alle 7:31, 43,1 mm. Che vuol dire? Di cosa? Ok. C'è questo tizio che quindi si è svegliato. Ah, questo è il padre. Ok, questo è il padre che ha perso il figlio per colpa dell'assassino delle origami. Mi sembra che si chiamasse così. Guarda in basso. No. Che cosa ha preso? Una lettera. Ok. Ora si è scritto Hogwarts. Sicuro? Sicuro? Ora l'hanno rifiutato. Quando i genitori rientrarono a casa dopo la messa, tutti i loro bambini erano scomparsi. Li cercarono, li chiamarono a gran voce, piansero e implorarono, ma fu tutto inutile. Nessuno rivide mai più i bambini. Tristissimo proprio. E a me è morta di nuovo la voce. Ok. Che facciamo ora? Quando i genitori... Sì, già l'abbiamo letto questo. L'ho appena letto, non c'è bisogno. Bravo, rimetti nella posta. No, cosa c'è anche? Una foto, locket ticket. Fammi leggere. Che cos'è? Numero? Selezionato. Devo andarmene e scoprire che cos'è questa ricevuta. Pure io lo vorrei scoprire. Allora, che ore sono? Vabbè. Piove ancora. Cioè, ci sarà un motivo se si chiama V-Rain. Però di continuo piove. Che cos'è? No, qua magari non ci puoi andare. Là che ci sono le scale, le vedi? Vai, non scavalca, fregatene. Ok. Ah, però questo lo scavalca. Ovviamente il tavolino no, ma la recinzione sì. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Salve. C'è qualcuno? Non c'è nessuno, non posso entrare. Che ci devo fare qua? Aveva guardato qua. Ne sono iper certo. Allora no, non si deve andare qua. Che deve pensare, aspetta. Sono io l'assassino. Blackout e poi via con l'omicidio. Lo so che sono io. Vi immaginate? Origami. L'origami nella mia mano dopo il blackout. È lo stesso che l'assassino lascia nelle mani delle vittime. Sta pensando non che si... fatto che... origami in vita mia. Sta pensando di essere lui l'assassino. Ma io so che non lo è. È tutto così assurdo.
Non posso essere stato io, non avrei mai potuto. Questo non lo so in realtà, per certo. E cosa ho fatto, Sonia? Io devo... Cosa è successo? Dai, sto parlando, che è successo qua? Signor Marston, può confermare la scomparsa che suo figlio sia ancora vivo? Mamma mia, mi arrivano già... Oh, non puoi dire niente alla polizia che già... Tutti così. Allora. Ok, viaggio in macchina. Perché invece di farmi vedere la faccia di questo tizio che guida non mi fate giocare? Cioè no, era solo per dire. No, ma anche no. Se non volete no, non c'è bisogno. Ok, è la stessa statua. Un angelo con in mano un bambino. Successo? Cosa ha guardato? Mi sta venendo un altro blackout. No. Che guarda intorno? Scherzavo, gli sta venendo un altro blackout. Sì, ma nessuno che lo aiuta, però cioè, tutti se ne fregano, vedono un uomo strano che fa robe. Devo farmi largo tra la folla. No, non sopporto la folla, non riesco a controllarmi. Ok. Sta impazzendo. Io non ci riesco, c'è troppa gente, non ce la faccio. Ehi, vabbè. Devo muovere il coso, se sentite rumori sapete perché. No, l'ho fatto, schifoso. No, R1, perché sbaglio tasti? Perché sono stupido e sbaglio tasti? Cioè, me li scrivono pure. Maledizione. Mi danno un sacco di tempo per farli. Come faccio a sbagliare? Ok? Di nuovo. Ok, questa volta... No, questa volta in basso. Ok, leggiamo prima di fare, ok? Non facciamo cose a caso. R1. L'ho fatto corretto! Più R1 di quello. No, ragazzi, davvero, mi imbroglia. Se mi devi imbrogliare, dimmelo almeno, no? E non leggo che devo fare se mi metti ste visuali. Devo riuscire a camminare in questo modo invece di camminare normalmente. Perché ovviamente, ragazzi, questa è una lezione di vita. Se vi senti... Che cosa? Ah, lo devo tenere premuto probabilmente, ok. Ora ci sono arrivato. Ragazzi, questa è una lezione di vita. Se vi sentite male e dovete camminare, per camminare dovete portarvi sempre un controller appresso, che nel caso muovete in giro dove dovete camminare. Ragazzi, è importantissimo. Ok, sì, era da tenere premuto. Sì. Ragazzi, non ascoltate il rumore. Ok. Cioè, ho fallito 1000 volte per niente. Cioè, per fare solo sta parte. Vabbè. Che è successo? Si sono fermati tu... Ho rotto il continuum spazio-temporale. Ok. Non toccare la gente a caso, che poi... Cosa sto vedendo? Sarà un sogno, immagino. No, sì, è per forza un sogno. Dentro il bancomat. No, il palloncino. No, è questo Jason. Me lo ricordo. Che era stato investito. Il giorno del suo compleanno. Jason! Ora però cammina normalmente. Ovviamente ora che rompe il continuum spazio-temporale. Ah, vero che si tocca la gente. Sono cattivo. Io non seguo la trama. Io faccio quello che voglio. Ciao! Mi piace far cadere la gente. Anche a te? No, lui è seduto già. No, dov'è Jason? L'ho perso. Forse dovevo seguire la trama, ragazzi. Ma dove sei, scemo? Jason! Oh! Dai, devo guardare se c'è un palloncino rosso. È l'unica cosa colorata. Jason! Vabbè, tanto la folla cade, freghiamo. Ah no, questa è proprio l'oltrepass. A un certo punto Jason! Gli sviluppatori del gioco si sono stancati di fare l'animazione della gente che cadeva e quindi... Direttamente a un certo punto hanno detto vabbè, basta.
Li oltrepassa direttamente. Jason! Via, cadi. Jason! Oh! Ma dov'è? Dov'è? Il palloncino. Devo raggiungerlo. Ma io non vedo il palloncino. Jason! Jason. Jason, papà è qui. No, no. Non è qui. Non è che è qua sotto, Jason! No. Ma dov'è questo palloncino? Oh, oh, oh! Me lo fa guardare da una visuale. Perfetto, ottimo. Questa visuale è ottima. Però non vedo Jason più. È finito. Ero accanto a lui 3 secondi fa. Lo vedo. Ok, alcune visuali sono buone. Aiuto. Ci sono... No, no, mi sono caduti addosso. Mi sono risvegliato. Era ovvio che era un sogno. Ma perché mi sono caduti addosso così a caso? Tutti tranquilli, ovviamente. Non c'è Jason, lo vuoi capire che è morto un sacco di tempo fa? Vabbè. Deposito bagagli. Devo andare di qua, sì, al deposito bagagli. Non so perché, ragazzi. Ma noi ci andiamo lo stesso. Che cosa? X. Fila 18, cassetta numero 3. Va bene. Fila 18, cassetta numero 3. Ok, ricordiamo. 18, cassetta numero 3. Ok. 3, fila 18. Qual è la fila 18? Aspetta, non so qual è. No, questa è fila 1. Fila 8. Ok, qua taglio finché non trovo la fila 18. Fila 18. Ok. Cassetta numero 3. Dovrebbe essere proprio questa. Ok, mettiamo il codice. Vediamo se è giusto, ragazzi. Ma sono fortissimo. Ok, apri. Ecco perché è deposito bagagli. Ok, che cosa c'è dentro? Questi sono sicuro indizi lasciati dall'assassino dell'origami che sta giocando con noi. Come fa a sapere dove abitiamo? Come fa a sapere tutto di noi? Probabilmente c'è pure il codice della nostra carta di credito. Allora, abbiamo una scatola di scarpe. Ora non abbiamo più niente. Però, motel. Road cross. Mamma mia. O cross road. Vabbè. Camera 207. Ok, siamo sempre lui, ovviamente. E tra un po' finisco l'episodio. Ma perché non finirlo anche ora? Per oggi possiamo concludere qui il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi. E da Fabrizio è tutto. Ciao, ciao!